Ragazzi, nell'officina di 9000 giri con Mirko e Luca. Ciao Luca. Ciao Frank. Che macchina strana, simpatica. Penso Le... che sia la prima che vedo in America. <ride> che noi ne abbiamo viste poche. Eh? È la mini macchina di Batman. Sembra. <ride> vero, vero, vero. Tend della macchina di Batman. Però è carina. Cioè, è una mira... Renault. Wing. Una, una, wind, sì, sì, wind. Sì, una Renault Wind, mi sa che in Italia non ne abbiano vendute più di tante. Mm. Ne abbiamo viste alcune, ma non ha avuto un, come dire, un, una diffusione così. Credo che ne abbiamo vendute tante in Francia, in Spagna. In Italia meno. La inquadriamo in termini temporali, dal 2010 al 2013 è stata prodotta. Mi sembra prodotta, di sì, come, come anni regge anni quella, lì. erano pochi anni, è una, come dire, una, 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 una compatta, due posti secchi praticamente, perché non ha certo. altro, piccolina, e sembra un po'... Ma Mi fa venire in mente la Opel Tigra di tanti anni fa, non la so Tigra, se... poi c'era la Nissan Ti ricordi la Micra CC? Poi sì, c'era sì, 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 sì. che c'era anche un'altra che mi fa venire in mente, simile alla Cop la Copen eh, so la Daihatsu se... Copen La Copen che devo dire trovo molto più affascinante di questa. Anche bellissimo. se era la copia dell'Audi TT, no? sì, piccolino sì, però sì, eh. La... Eh, quella ne abbiamo fatte nel corso degli anni. Sì. Queste qua ne abbiamo viste poche, però questo è un segmento che secondo me da noi mm. non ha proprio mai preso in generale perché neanche Nissan. Qual era l'altra che mi sfugge? C'era la Opel Tigra, forse c'era no, una Tigra eh la Opel Tigra sì, era più o Ma, meno sempre di questa faccia esatto questo segmento di sì, sì, questa sì, tipologia sì, roadster sì, sì, piccolini così sì, non sì, ha spaccato sì, di brutto no 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 però diciamo che quelli che l'hanno che ce l'hanno secondo me sono dei veri appassionati cioè, per dire è una macchina molto personale secondo me questo cliente è un cliente già di una, non è più giovanissimo e ci tiene a sta macchina in una maniera cioè guarda quando sarà la lascerò a mia figlia cioè, ah, senso, quindi eredità. No, oh, è in eredità oh, è in eredità mamma mia è un cliente che sta curando da, da diciamo, diciamo, collaborando da, da diversi anni: perché saranno almeno 3-4 anni che ci fa fare dei lavori, sempre a pezzettini e Morale della Favola. È arrivata nera così, però era tutta un'altra cosa. Mm -hmm. Quindi abbiamo iniziato. Lui cura soprattutto le parti estetiche perché è un, comunque un motore 1.6 aspirato di grosse veleità, diciamo di, di prestazioni. Ma una macchina così piccolina, 3,80 m, leggera. Si, sì, qualcosa una, abbiamo fatto. Lo Sky, però, sai, eh, ri, sì, no, sì. non è quello lì l'obiettivo. L'obiettivo è quello di curarla, di personalizzarla esteticamente. Allora, visto che di solito non facciamo, facciamo sempre vedere qualcosa che riguarda il motore, l'assetto, è raro che ci capiti soprattutto più andiamo avanti più il discorso estetico diventa sempre più difficile. Questo è un caso dove abbiamo fatto tante piccole modifiche, adesso casomai le, le elenchiamo. Partiamo dal, dall'interno... C'è che... dei sedili, eh? giusto? Esatto. Allora, qui il cliente mi ha chiesto appunto di... Eh, questi sono chiaramente dei sedili che non sono di serie, abbiamo preso due sedili sportivi. Ehm, e... Che erano in similpelle, per cui diciamo una, una, una stoffa abbastanza mediocre, cioè un rivestimento abbastanza mediocre, sono stati completamente smontati, rivestiti in pelle vera ed è stato curato il dettaglio per cui le cuciture rosse, il cliente mi ha fatto fare anche il rivestimento del volante sempre con queste cuciture rosse, per cui la cura nel dettaglio, al di là del fatto che il sedile sportivo ovviamente ha una, un tipo di contenimento completamente diverso, però già questo, è la posizione in, una, in un ambito di unicità, diciamo. Poi gli abbiamo fatto fare i tappetini con il nel riprendere sempre il bordino rosso, mm, aveva montato, che adesso ha smontato... Le, le, le usa solo quando ogni tanto va a farsi il suo girettino eh, le, cinture. le cinture quelle a quattro punti che non sono omologate per cui quelle diciamo le monta solo con uno sgancio rapido solo quando servono e poi vabbè all'interno diciamo in grosso modo non è che si potesse fare più di tanto abbiamo montato il tastino di accensione col, a pulsante M altre robe all'interno direi no ci siamo concentrati poi all'esterno, per cui, ripeto, la vernice è quella originale, i cerchi sono stati cambiati, sono cerchi dello Z, eh, eh, verniciati in nero, per cui nero opaco, abbiamo fatto la verniciatura delle pinze, questo è un lavoro che abbiamo fatto già un po' di anni fa, per cui un po' di, di ossido chiaramente sopra c'è, eh, altre chicche abbiamo cambiato eh, le coperture degli specchietti messe in carbonio, stesso dicasi per le, eh, queste due protuberanze diciamo eh, posteriori in carbonio e adesso stiamo lavorando sulla parte posteriore diciamo che siamo a metà lavoro in sostanza adesso qua si vede poco magari abbassandosi un attimino questa macchina esce con un estrattore eh, con un'uscita laterale solo a sinistra Abbiamo fatto arrivare dalla Francia perché c'è proprio come accessorio, in Italia non è impossibile trovarlo, questa specie di estrattore con queste due cornici, chiamiamole così. Eh, in effetti in origine ti danno il, lo scarico destro finto, <ride> tu vai a applicare, lo scarico, cioè ti, ti risulta esteticamente il doppio destro e sinistro, però il destro è finto, il cliente ti dice no, no, guarda, il finto non lo voglio, cosa abbiamo dovuto fare? Metti la macchina sul ponte, bisogna creare un duplex, quindi fare un lavoro artigianale, il problema che cos'è? Che per passare da sinistra a destra, sotto quale soprattutto, bisogna mettere la macchina sul ponte, eh, c'è la vasca della ruota di scorta, il cliente ci ha dato l'autorizzazione per ehm, non tagliarla tutta, ne abbiamo sacrificata praticamente la metà. Per cui li metteremo dentro il kit di gonfiaggio con il compressorino. A questo punto si è creato un vano che ci permetterà: questo dobbiamo ancora realizzarlo! Ci permetterà con lo scarico di passare da sinistra con una Y di sdoppiamento e arrivare a destra. In maniera tale da avere le due uscite funzionanti perché eh, ripeto va bene la, la, come dire il, il, il discorso estetico però se devo vedere una macchina con un finto scarico veramente no. mi sembra una roba che va bene tutto, tutto ma mi sembra esatto, una roba uno, veramente pietosa, uno a sinistra sbuffa l'altro no, esatto visto. per cui diciamo questo qua lo stiamo ancora completando entro la metà della prossima settimana mh, ce la facciamo e quindi ecco altre cose direi dopo bisogna ingegnarsi ci ha fatto fatto fare, non so addirittura, la... queste erano i loghini quelli originali, come la scritta Wind ce l'ha fatti. Ehm, eh, verniciare, erano prima cromati, ha, ha voluto fare tutto in tinta perfettamente, cioè beh, cura proprio la, la, vita, così, la, 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 la vita, qualcuno magari direbbe, ma chi gliel'ha fatto fare per una macchina così? No, lui... ma invece, cioè, nel senso, ripeto, non, non ha speso, cioè non sta spendendo delle cifre iperboliche. È una passione, ognuno ha le proprie passioni. Quindi anche una macchinina del genere, se personalizzata bene, perché no, uno deve avere per forza un, un carriera un Audi RS o quello che vuoi c'è tanta gente che, che è appagata anche avendo macchine che comunque hanno la loro particolarità la loro peculiarità quando lui la guida è una macchina che così come è messa è assolutamente personale ce l'ha solo lui l'importante come dico sempre è fare dei lavori fatti bene cioè non fare delle, delle cose come perfetto Luca passiamo all'altro sì, sì sì Luca Vedo bene, 300 km. 381 per l'esattezza. <ride> per cui, questo è un concetto no, di, di un cliente che ha appena ritirato la, la sua vettura. Sì, sì questo qua è la, la, mi è sembra che l'abbia ritirata, ritirata due giorni fa. L'ha eh, ritirata due giorni fa, mi aveva già chiamato. Un cliente che ne abbiamo già fatti è un appassionato di mini. È già la terza o la quarta che facciamo. Ha dato dentro quella precedente e ha preso questa qua, che è l'ultima versione della, della Countryman Cooper S. Ok. Quindi eh, come fare per, come spieghiamo tutte le volte, per uno che vuole avere un'ottimizzazione un dei valori di coppia, potenza, riduzione dei consumi, ma senza incorrere in, in ansie di, di, di perdita, garanzia o quant'altro, il classico sistema che abbiamo già sperimentato decine e decine di volte, la mappatura della centralina tramite... Questa interfaccia esterna che si chiama Seletron, adesso non sto a tirarla fuori, comunque diciamo è incastrata bene per cui non la tiriamo fuori, è una centralina che contiene tutti i dati che noi viceversa avevamo ripreso e programmato sulla centralina principale. In questo caso, la centralina principale non viene toccata, in maniera tale che in assistenza, attaccandosi alla presa di diagnosi, rimane assolutamente con i parametri e i seriali di serie. Di serie. Il cliente, l'unica cortezza che diciamo al cliente prima di andare in assistenza, sfili la centralina, sganci il connettore, rincastri dentro il connettore. I cavi sono come quelli che ci sono. I nostri cavi sono questi, questi qua sono quelli di serie, sono esattamente uguali. Dubito che qualcuno noti che c'è un cavettino in più. E questo consente di andare, cioè di avere questo, questo discorso di ottimizzazione che comunque su macchine molto recenti. <coughs> Fa la differenza, al di là del fatto che essendo una macchina eh, turbo, ovviamente eh, l'incremento c'è e è, è sensibile, però soprattutto su macchine molto recenti, quindi Euro 5, Euro 6, Euro 6B, che vengono sempre più strozzate, vengono sempre più eh, penalizzate, direi, certo, certo. da queste normative antinquinamento, il fatto di fare. Chiamiamolo in gergo una carburazione, non è proprio che, però diciamo un, un rapporto stechiometrico ehm, ottimizzato sicuramente fa bene al motore, non si creano dei grossi problemi a livello ecologico, no, non andiamo a fare chissà quali diavolerie Dalli, esatto. ma no, dalle altre sistemi direi proprio di no. E comunque la macchina si guida e anche a livello di sicurezza secondo me, perché queste macchine qui eh, sulla carta 192 cavalli, ah sì, non è. Però il peso della vettura, quindi il rapporto peso-potenza e un'erogazione veramente fiacca, perché sono o ai 400 cavalli, o se no queste macchine qua che sulla carta possono avere 180, 200, 250 cavalli, rimangono comunque fiacche, nel senso rispetto ai 200 cavalli di... 10 anni fa che erano veramente 200 cavalli che li sentivi, adesso come averne 150. Il problema appunto è il fatto che le macchine diventano sempre più pesanti perché gli mettono dentro sempre più diavoleria, sempre più elettronica. Una macchina come questa avrà 30 cento, 25 centalline elettroniche Mamma che mia. gestiscono tutto. Incredibile. Incredibile. Quindi questo come <coughs> discorso motore. Abbinato a questo, sempre a livello di bypass, il sistema pedal booster: questo è un sistema che va a lavorare solo ed esclusivamente sulla risposta del pedale acceleratore e serve per andare a limare, diciamo così, quel buco in partenza che tutte le macchine hanno, soprattutto le più recenti, ma comunque tutte le macchine hanno è un tempo che è stato impostato dalla, dalla, dalla casa, cioè non è che una, ogni, ogni, ogni vettura ha un tempo impostato dalla casa che è gestito appunto, che è stato fatto per questioni ripeto di ottimizzazione dei consumi piuttosto che eh, questioni loro. Quindi mh, il fatto di intervenire e andare a, a correggere questo tempo di risposta su macchine soprattutto che hanno cambio automatico dove all'inizio un filino proprio senti maggiormente questo buco rispetto a un cambio meccanico e non ti dà cavalli ma la, la differenza di risposta e il piacere di guida cambia enormemente ad esempio questo sistema qua noi lo, lo, lo proponiamo su vetture aspirate dove diciamo chiaramente al cliente fare una mappatura centralina guadagni poco perché guadagni veramente un pugno di cavalli con questo sistema cambia talmente tanto la reattività che tutti i clienti che quelli abbiamo montato contentissimi, nonostante che non ti dia cavalli, perché proprio la macchina senti che è molto più reattiva, poi i cavalli che ha quella vettura ci sono, vanno bene, ma è proprio questo, questa perdita in partenza che tutte le volte un cambio di marcia e l'altro fa scendere troppo i giri, con questo sistema li tieni un attimino più pronti, la macchina sembra veramente che guadagni 10-15 cavalli, quando poi nella realtà non, questo non è. Quindi, Perfetto. unicamente queste due cose su una macchina che, ripeto, nuovissima Dai. e ha eh, appena cominciato la, la sua lunga vita benissimo. Esatto. benissimo invece Luca prima di lasciarti andare vedo che qua sì. c'è un'americanina un che ha bisogno delle vostre cure sì allora questa qui è un, un, un progetto completamente diverso abbiamo visto appunto la Wind con il discorso estetico eh, step by step abbiamo visto la mini, eh, la mini con un discorso motore ormai stracolodato questo è un progetto che facciamo raramente però diciamo a volte i clienti ci affidano questa è una macchina che il cliente è una Corvette una C04. È una macchina che arriva dagli Stati Uniti, il cliente penso l'abbia presa anche recentemente. Non è messa male in, in generale, cioè ne abbiamo avute altre messe eh, un pochino peggio. Io l'unica cosa che non capisco è perché quasi tutte le macchine che arrivano negli Stati Uniti sono comunque, passami il termine, più sofferenti rispetto, stiamo parlando di macchine. Le sì, sono viste io... di messe meglio, eh? cioè... sì, certo, certo, mm. però ce ne capitato, non so se avevamo visto, avevo fatto una puntata parecchi anni fa di una corvette era la serie precedente ed era arancione sì, mh, e lì l'avevamo già ridipinta quando c'è arrivata era molto peggio era molto peggio anche perché sono queste qui sono macchine che hanno la creazione di resina. poi dopo l'hanno cambiata dalla c05 l'hanno cambiata in, 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 in acciaio e ehm, la vetro resina purtroppo è una brutta bestia, cioè, ha questa, questa, diciamo, questa, questa eh, dilatazione termica per cui spesso si screpola la vernice, si creano queste ondulazioni, cioè, non è facile da tirare lucida come una lamiera. In ogni caso il cliente, ripeto, la verniciatura non è, non è tutto sommato male, è da riprendere, quindi da, diciamo che alla fine andrà riverniciata tutta presumibilmente se il cliente ci darà l'ok okay, stanno facendo appunto un preventivo adeguato ci sono tante piccole parti che sono appunto da ripianare se tu guardi purtroppo la telecamera non si vede ma se tu la vedi in controluce è molto, ha preso un'ondulazione che è data appunto tipica della vetroresina ci sono diverse parti che sono un po' screpolate anche se ripeto nel complesso non è tenuta male però ecco con una, una, una verniciatura fatta chiaramente nel colore originale e una relativa, un relativo trattamento nanotecnologico eh, diciamo che può migliorare, può migliorare parecchio. Sì, Però dovrei cambiare anche la capote. La cioè, capote poi ci tutto. mettiamo le mani eh. nel senso che Cerchi. è classico, eh. classico 8 questo ha preso, eh, sono i polimeri del, del Plexiglas che eh. con, con gli anni un po' il sole, ma questo è normale, eh, ci sono le guarnizioni da rifare, Qua, chiaramente abbiamo un bravo tappeziere smonterà la cappotta e gliela facciamo ripristinare completamente i sedili saranno però ripeto in generale ne abbiamo viste di molto molto peggio molto peggio. Beh, è un lavoro che vi occuperà quanto almeno un mese? E Un lavoro del genere ho detto al cliente guarda lasciamela giù un mese un mese non cioè, sono lavori Ripeto, non, non è che un cliente che ha una macchina del genere non la userà certo tutti i giorni, non diciamo di prenderla sotto gamba, però ecco, il mese, il mese e mezzo va via tutto, perché poi sai, nel mentre che in carrozzeria, dobbiamo sistemare anche le linee di scarico, nel mentre che in carrozzeria la parte dello scarico non lo possiamo toccare, possiamo sì smontare la capote, perché il discorso capote lo facciamo fare esternamente, perché c'è un bravo tappeziere che utilizziamo, che appunto ci dà una mano in queste cose, però, più o meno, le, le, le 5-6 settimane sono, sono, sono necessarie Perfetto. assolutamente. Va bene, Luca. Buon lavoro. Sono curioso di seguire i lavori. Le vedremo nello stato, stato di avanzamento. Esattamente. Bravissimi la giri, il sito lo vedete qua sotto. Luca Mirko sempre a disposizione. Ciao, assolutamente. Ragazzi. Ciao, Frank, Ciao, ciao, ciao. ciao.